L'argomento di oggi, l'accoppiamento. Quando? Subito dopo la sigla. Amici, ben trovati dalla dottoressa Rina e soprattutto dalla professoressa Milù, sempre in pole position. Oggi parliamo di accoppiamento. Milù, anche questa deve essere una scelta consapevole, perché molti proprietari si fanno prendere dalla fretta e io un pochino li rimprovero, perché ci sono delle regole per la salute e la tutela delle vostre cagne che devono essere rispettate e sono anche enunciate dall'ENCI, cioè dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Queste regole quali sono? Sono quelle di far accoppiare una cagna di piccola media taglia dal secondo calore in poi e, per quanto riguarda le cagne di grossa taglia, addirittura attendere il terzo calore, proprio per una questione di sviluppo scheletrico e ormonale che nelle cagne di grossa taglia diciamo è un pochino più prolungato nel tempo. Quindi vi raccomando, non dovete avere fretta. Per la scelta del maschio Milù, anche lì non dovete esagerare nella mole eccessivamente più grande rispetto alla vostra cagna, perché già la cagna deve accogliere nel suo utero spesso numerosi cuccioli, 5, 6, 7, 10, figuriamoci se questi dovessero somigliare alla conformazione scheletrica del papà, ci potrebbero essere dei problemi al parto naturale Milù e quindi dover poi ricorrere ad un parto cesareo. Cos'è importante però? È sapere un attimino quando questa cagna partorirà. E non è facile, perché o si determina esattamente il momento in cui avviene l'ovulazione e quindi noi siamo certi che con l'accoppiamento in quel momento avverrà la fecondazione e da lì noi ci dobbiamo aspettare che il parto avverrà dopo 63 giorni più o meno uno, quindi dal 62esimo giorno al 64esimo giorno dopo l'accoppiamento già come dire stabilito e preciso. Però spesso succede che un proprietario non sappia esattamente quando ha ovulato la propria cagna, perché gli si fa accoppiare, diciamo, come dire, un po' indicativamente, quando finiscono le perdite di sangue, il maschio l'accetta oggi, poi forse la copre anche domani. Quindi effettivamente con tutte queste variabili noi non sappiamo esattamente il momento in cui è avvenuta questa fecondazione. Allora, c'è la possibilità di sapere il giorno esatto dell'ovulazione e attraverso degli esami del sangue che si iniziano a fare Milù durante le prime perdite di sangue, quindi durante i primi giorni del calore, e ricorrono a queste metodiche soprattutto gli allevatori, perché quando un allevatore deve partire, andare a 1000 km di distanza perché c'è un riproduttore pregiato, è chiaro che non è che può partire alla cieca una settimana prima e stare con le mani conserte una settimana ad aspettare che la cagna si accoppi. Quindi attraverso questi esami del sangue e la cosiddetta valutazione del progesterone è possibile sapere esattamente il momento in cui la cagna ovulerà e quindi potrà avvenire la fecondazione attraverso poi l'accoppiamento. Invece, ecco, i miei clienti o le persone comuni che, ripeto, non hanno esigenze di precisione dell'ovulazione, fanno accoppiare le cagne quando natura vuole, però in questo caso è veramente difficile stabilire il momento del parto, perché dal momento in cui la cagna si è accoppiata alla cieca, il parto potrebbe avvenire dai 58 ai 72 giorni dopo questo accoppiamento. Quindi se due cagne si accoppiano alla cieca nello stesso giorno, è possibile che una partorisca dopo 58 giorni e l'altra dopo 72 giorni, e questo non significa assolutamente che la prima sia stata prematura e la seconda sia stata tardiva, ma semplicemente perché la fecondazione delle due cagne è avvenuta in dei giorni assolutamente diversi e a noi sconosciuti. Anche in questo caso è possibile, per fortuna, attraverso
dei calcoli, proprio delle sono come delle equazioni matematiche, ecco, mettiamole così, attraverso delle formule particolari, il veterinario potrebbe comunque arrivare a sapere il giorno del parto, ma semplicemente per un motivo. Quello, diciamo, di far effettuare, esplicare il parto naturale, soprattutto salutare, e che sia la mamma sia i cuccioli rimangano indenni, sani dall'evento parto, perché altrimenti si potrebbe rischiare di fare dei parti cesarei troppo anticipati e quindi far poi nascere dei cuccioli che non siano maturi e pronti, oppure di attendere troppo un parto naturale che oramai non avverrà più, perché oramai abbiamo passato il giorno del parto reale e vero, insomma. Quindi mi raccomando, fatevi consigliare dal vostro medico veterinario di fiducia anche quando decidete di far accoppiare la vostra cagna, perché da qui poi ne scaturiranno delle conseguenze che possono essere felici ma anche a volte assolutamente infelici. Quindi se vi è piaciuto il video, Milù, diciamo, mettete un like e seguiteci soprattutto sui nostri canali. Veterinaria Prina, ciao!